che quest'anno abbiamo realizzato un presepe che io ho chiamato presepe portato dall'acqua e devo dire che c'è una risposta molto positiva da parte di tanti veneziani, quindi lo facciamo con grande gioia. Tra l'altro voi vedete qua ci sono dei costumi, quest'anno ho invitato dei personaggi del Calendi Maggio di Assisi a raggiungerci, a essere presenti in questo presepe vivente, perché abbiamo avuto una coppia di veneziani con il loro bambino. Ci ha ostacolato un po' la nebbia stamattina, però ci ha dato anche uno spazio e un'immaginazione ancora più ampia, più viva e più fantasiosa. Dalla Basilica della Madonna della Salute a San Giorgio. Questa tradizione molto antica che è stata interrotta soltanto con l'avvento di Napoleone. Quando sono venuta a conoscenza di questo antico percorso, ho tentato di farlo, è andata bene, di realizzarlo proprio con dei veneziani, con il loro bambino. Ci ha accolto un grande cuore di rose davanti alla Basilica, poi abbiamo assistito con moltissimi veneziani, devo dire veramente tanti, alla Santa Messa e poi sono intervenuti dei miei amici di Assisi. È il Natale del 1223. Hanno letto brani intorno al tema del presepe, tratti dai racconti fatti dai frati più vicini a Francesco. Dopo ci sono stati due giovani cantori, improvvisatori di poesia, improvvisano questi cantori la poesia in ottava rima. Ci rivedremo per l'incontro di maggio, quando sempre con intenzione poetica dedico a Venezia un giardino di rose sull'acqua. A risentirci, arrivederci e tanti tanti auguri.